In base ai dati della Banca Mondiale, dunque dal punto di vista prettamente economico, oggi il Chad rientra nella classifica dei 10 paesi meno sviluppati del pianeta. Il tasso di mortalità infantile è altissimo. 10 bambini su 100 non arrivano a compiere il quinto anno di vita. Sopravvissuti alla denutrizione, alla malattia e alle condizioni di estrema povertà, oltre il 50% di questi bambini inizia a lavorare molto presto e spesso non ha modo di frequentare neanche la scuola elementare. Si potrebbe continuare per un bel po' a elencare tutte le disgrazie e le calamità che definiscono nettamente i contorni del classico e terribile ritratto di un paese africano. Tuttavia, le immagini che vediamo ora, che forse vi avranno distolto dalle nefaste e fredde statistiche, orientano il nostro sguardo su quei bambini chadiani che oggi vivono e vanno anche a scuola, più o meno ogni mattina, per 8 mesi l'anno. È di questi bambini che vogliamo raccontare, dopo averli incontrato in alcuni villaggi del sud del Chad, per scoprire come passano il loro tempo divisi tra il lavoro, il gioco e la scuola.